Precedenti puntate abbiamo visto i ragazzi alle prese con le prime prove di canto, ballo e recitazione. Li abbiamo conosciuti quando erano solo dei timidi e inesperti candidati ed ora, giorno dopo giorno, acquistano sicurezza e professionalità nel percorso che li porterà a debuttare sul palco del musical Romeo and Juliet. Per diventare degli artisti serve disciplina e duro lavoro, ma facciamo un passo indietro. Vi siete mai chiesti come si realizza uno spettacolo? In questa puntata scopriremo quali sono gli elementi che, come i mattoni di una casa, uniti tra loro, portano alla costruzione di un musical. Sceneggiatura, regia, composizione musicale, scenografia. Chi, meglio di Pablo Meneguzzi, produttore e autore, oltre che coach di questo Romeo e Giulietta, può guidarci in questo racconto, che ci farà comprendere anche gli sforzi e i sacrifici di chi sta dietro le quinte. Solo così potremo realmente godere dello spettacolo. Come dire, musical istruzioni per l'uso. Ho una scuola di musica, canto, danza e recitazione. E l'idea di fare un musical è stato il pallino fin dal primo momento. Anche con l'insegnante di canto, Sara Orlacchio, che è stata più sua quasi l'idea. Nel frattempo ho costruito la scuola, sono andato avanti, ho fatto un bel malloppo di allievi e da lì ho detto, bene, adesso diamo l'opportunità ai ragazzi di poter partecipare a questo musical, unendo anche magari ragazzi di altre scuole, ragazzi che hanno la passione per il canto, per la danza, per la recitazione e per il musical in sé. So che ce ne sono tanti e infatti ai casting ne abbiamo visti tantissimi. Sei pazzo stare qui. Sicuramente conoscere in precedenza le voci dei cantanti è stato molto importante, perché la loro presentazione, il loro biglietto da visita mi ha dato un po' il materiale per capire in che direzione potessero andare, quindi per capire magari chi avrebbe potuto avere un problema su una particolare qualità vocale o chi si sarebbe trovato a casa su un altro modo di cantare, no? E quindi poi questo ha fatto modo che prendessimo una direzione o un'altra direzione nel costruire quella che poi sarà la vocalità di questi artisti. Non c'è miglior insegnante dell'esperienza. La nostra scuola ha deciso di mettere subito alla prova i propri allievi. Canto, ballo e recitazione non si studiano sui libri. Qui non ci sono esami scritti, voti e pagelle. L'esame più grande è il confronto con il pubblico. Il maestro più severo è quel palcoscenico sul quale bisogna dare il massimo. Un testo come Romeo e Giulietta non è per nulla semplice. È forse uno dei testi più noti, interpretati, riscritti e rivisitati di tutti i classici. Perché il produttore avrà scelto proprio quest'opera così ambiziosa? Come si è arrivati a questa scelta? Avrà forse voluto aumentare la difficoltà per mettere alla prova i suoi ragazzi? Siamo partiti in realtà dall'Arca di Noè, però ci siamo un po' scoraggiati dopo che abbiamo fatto i piani, le grafiche e l'abbiamo visto su carta, perché abbiamo detto forse i ragazzi ticinesi non sono pronti a interpretare degli animali, è un ruolo troppo da professionisti in sé, no? E quindi abbiamo detto, perché non partiamo da una storia epica molto famosa, conosciuta, che comunque è stata fatta sì in tutte le salse, però è anche un modo perché tutti la sappiano bene, perché comunque già ce l'hanno in testa e quindi potrebbe essere anche più facile da montare. Quindi abbiamo deciso per Romeo e Giulietta, pensando fin da subito a una cosa completamente rivisitata. Quindi seguiremo una logica anche etica di tutto quello che sono stati i testi di Shakespeare, però per fare una cosa davvero, davvero originale. Ogni piatto è già stato cucinato, ogni immagine è già stata vista, ogni storia è già stata scritta. Ciò che rende diversa e unica ogni opera è la modalità con cui viene rinnovata. Epoche e stili dialogano tra loro attraverso i secoli ed è così che il nostro autore sta riscrivendo un grande classico di Shakespeare. Potranno cambiare usi e costumi, ma ciò che non cambierà mai sono le emozioni e i messaggi che si vogliono trasmettere. E voi? Non siete curiosi di sapere come Fernando sta attualizzando la storia di Romeo e Giulietta? La bella sfida che
mi sta toccando è quella di provare a giocare, a giostrare tra Shakespeare originale e poi un'attualizzazione, e anche una parte mia, perché all'interno di questo Romeo e Giulietta ci sono anche delle forzature mie, anche testuali, oltre che di personaggi, perché ad esempio non abbiamo Benvolio, che nel testo di Shakespeare è importante, quindi a un certo punto ho unito le figure di Mercuzio e di Benvolio, e la sfida è bella, è divertente, perché sto giocando e sto cercando di misurare la lingua di Shakespeare con una lingua contemporanea, e anche poi con l'aiuto appunto di Paolo e di Simone con le musiche, anche nei testi delle canzoni e con le canzoni, giocare un po' questo andirivieni tra la fine Cinquecento, in cui in teoria si svolgerebbe Romeo e Giulietta originale di Shakespeare, e quello un po' così riportato sulle strade di oggi. Ok, i testi li abbiamo, gli studenti anche. Ma cosa sarebbe una scuola senza i propri insegnanti? I ragazzi, seppur talentuosi e pieni di voglia di fare, sono ancora allievi inesperti, affamati di conoscenza e in cerca di una guida. La squadra di professionisti della nostra scuola di musical è formata da veri e propri maestri, che non solo trasferiscono ai ragazzi nozioni, ma anche passioni ed esperienze. La scelta della produzione è stata facile in un certo senso, perché comunque sono tutte persone che ho scelto per la mia scuola, quindi da Mauro Marchese per la danza, che insegna anche nella scuola come recitazione Margherita, e Fernando ha già collaborato ai nostri saggi pur essendo un grande professionista, e la Sara Orlacchio è il nostro insegnante di canto, e Simone Tommasini, al di là che è il nostro insegnante di canto, però è anche un mio compagno di avventura di questa esperienza, di questa pop Music School, col quale ho già scritto anche tantissimi pezzi. C'è una confidenza tra di noi anche molto, molto importante e molto forte, che è necessaria quando poi componi i brani. Stanno uscendo dei brani eccezionali proprio perché siamo ispirati, perché è magico tutto quello che ci stanno dando i ragazzi, è magica la situazione, la storia, vabbè, non è difficile ispirarsi a una storia così grande, così immensa, così romantica. In ogni attività la passione toglie gran parte della difficoltà, e quando al talento si unisce la gioia di creare e l'amicizia, il risultato è assicurato, così come è evidente dai frutti che sta dando la collaborazione tra Pablo e Simone Tommasini. Ispirati, geniali, producono con facilità melodie e musicalità che subito restano in mente e scaldano il cuore. Proprio quello che ci vuole quando bisogna raccontare una storia d'amore. Ma adesso, Simone, ci racconti come, a parte la vostra vena creativa, state costruendo la parte musicale dello spettacolo? Come se la cavano questi ragazzi? Partendo dal fatto che io non so come si costruisce un musical, scherzo ovviamente, però per quanto riguarda la parte musicale, stiamo cercando di dare più colori, più idee, anche musicali, all'interno di questo musical. Stiamo cercando anche di sfruttare le caratteristiche di ogni ragazzo, perché ogni ragazzo poi ha una voce particolare, ha una voce anche diversa tra di loro. Infatti sto trovando molta più difficoltà a farli cantare in coro, io personalmente, che da soli, perché da soli ovviamente giocano in casa, no? Sono tutti cantanti, invece quando si radunano e fanno il coro è molto più difficile fargli capire che non devono essere una voce singola, e quindi il loro colore deve essere dietro rispetto al colore generale di un coro. Per quanto riguarda la parte musicale, stiamo cercando di dare diverse idee musicali, anche l'ultima che ci è venuta a me, quel pazzo di Pablo, e farli cantare anche facendo proprio gli strumenti con la bocca. Quindi ci sarà un pezzo all'interno del musical simpatico dove faranno un po' i neri per caso e un po' anche proprio gli strumenti che coloreranno la canzone. Quindi l'arrangiamento non sarà fatto da strumenti veri, ma dalle proprie voci. Mm.
Non solo di canto vive un musical. Si parte sempre da una sceneggiatura. E per raccontare una storia è necessario che i personaggi si esprimano anche attraverso la recitazione. E allora in aiuto ci viene Margherita Remotti, con le sue scelte registiche e la direzione attoriale. Sì, certo, tutto semplice detto così. Dai, Margherita, fai capire anche a noi come si costruisce una storia, facendola interpretare dagli attori. Come si costruisce un musical? Bella domanda. Come si costruisce una storia, in realtà? Che sia un musical, che sia un'opera teatrale, partiamo sempre dalla storia. Quindi la cosa più importante che abbiamo qua è un messaggio molto forte. Partiamo da una storia che ha i secoli, è una storia classica, da Shakespeare. E secondo me la cosa più importante in questo momento di cui tener conto per partire appunto con un'idea di regia che abbia qualcosa da dire è proprio chiedersi quale messaggio vogliamo lasciare, che cosa c'è nell'opera di Romeo e Giulietta che vogliamo comunicare. Siete per strada nella vostra città, qualcuno potrebbe essere in un negozio, qualcun altro. A un certo punto, quando tu sentirai che il livello di pericolo è abbastanza interessante, ti alzi e intervieni e vai a sfidare il tuo rivale, quello che ti piace di meno, quello che è il più attaccabrighe, ok? Quindi, quando la cosa si fa interessante e c'è pane per i tuoi denti, ok, si può fare a botte, vado. Per me la cosa più importante è che ogni volta che andremo in scena ci siano tutte queste emozioni, ci sia la paura, ci sia il tormento dell'amore, ci sia la voglia di incontrarsi, di scontrarsi, di farsi male, il rischio, il coraggio di incontrare l'altro, di innamorarsi ogni volta e che quindi loro per primi siano toccati tutte le sere da quello che fanno, dal fatto di lottare per vivere e invece morire. E se questo è quello che loro sentono, è quello che sentirà anche il pubblico. Recitare non significa solo declamare dei versi. Sembra strano dirlo, ma a volte il linguaggio del corpo racconta e descrive più di 1000 parole, soprattutto se stiamo parlando di un musical. Certe emozioni hanno bisogno di raggiungere il cuore dello spettatore a passi di danza. Ma la vera sfida del nostro coreografo Mauro non è solo quella di raccontarci con il movimento una storia, ma anche quella di tenere tutti i componenti del cast contemporaneamente sempre in scena. Già, tutti, ma proprio tutti. Genio o sregolatezza? Oggi stiamo lavorando sul andare tutti insieme in scena, stare insieme, respirare insieme e ballare insieme. Cioè stiamo cercando di creare un feeling tra di loro. Poi ci siamo voluti un po' complicare la vita, ma per creare una cosa ancora migliore, una cosa più bella, che è quella di stare sempre in scena. Non esiste uno che esce, siamo sempre e a servizio di quello che stiamo facendo, stiamo recitando, stiamo ballando, stiamo cantando. Questa cosa sarà molto complicata, però se esce sarà una cosa fantastica. Ci lavoreremo e cercando di portare a casa il prodotto al meglio possibile. Altro elemento fondamentale della nostra storia è ovviamente l'immagine. Un linguaggio visivo può creare atmosfera, creare coerenza, costruire un universo e così agevolare chi si fa carico di raccontare. Anche il ruolo del costumista, Gloria Zingali, così diventa centrale. L'identificazione familiare, i cromatismi delle due fazioni, lo stile che porta a distinguersi, sono importanti. Per questo motivo, la responsabilità creativa è condivisa tra regia, produzione e appunto costumista. Sì. Ovvio, non devono essere questi colori che non hanno niente a che vedere con i mimetici. No, però devono essere in contrasto i colori, secondo me, tra loro, perché poi ci saranno delle scene anche molto fisiche di combattimento, tipo Mercuzio e Tebaldo, eccetera, che sono le due fazioni differenti, quindi ci saranno delle coreografie anche abbastanza complesse dal punto di vista fisico dei performer e vogliamo che i colori si vedano. Sono il vostro principe, tacete, ascoltate, i nobili mi implorano e voi invece mi sfidate. Noi vi abbiamo spiegato come si fa. Sapete il detto, no? Impara l'arte e mettila da parte. Don't try this at home, direbbe qualcuno. Tranquilli, non vi chiediamo di farlo. Potete continuare a godervi lo spettacolo dai vostri comodi divani, continuando a seguirci su Teleticino.
L'appuntamento è per lunedì prossimo. Continueremo a seguire la più bella storia d'amore di tutti i tempi, Romeo and Juliet. Non perdetevi la prossima puntata di Scuola di Musical, perché finalmente e inaspettatamente Romeo... Vabbè, se ve lo diciamo adesso, che sorpresa è? A lunedì, stessa ora, stessa scuola. Sono il vostro principe, tacete, ascoltate, i nobili mi implorano e voi invece mi sfidate.